Sanchez che erano infrante sul ferro del canestro ragusano a 3 secondi dal termine. Il sogno in cui tutti credevano è fumato in dirittura d'arrivo, sul più bello. Una stagione esaltante, giocata da matricola, ma mai secondi a nessuno, tranne ieri. Una scalata costruita domenica dopo domenica, in casa e fuori. Il primato della regular season è stato scalfito solo da una sconfitta interna, l'unica nella pur breve storia dell'impianto barcellonese. In pool solo Roseto è riuscito a far meglio, togliendo ai biancoverdi la possibilità di disputare l'eventuale bella sul terreno unico. Comunque è stato un grande successo, un successo che parte qualche stagione fa, da quando c'è un uomo di nome Edoardo e di cognome Capizzi, ha preso per mano una squadretta che vive a chiave in Serie C. 4 anni di costante escalation, penando per i campetti delle palestre o nel migliore dei casi in campionato. Per strada il testardo presidente ha raccolto un seguito di appassionati che, partiti in poco più di 200, sono diventati 20 volte tanti, sempre calorosi e spesso decisivi nelle gare più difficili. Chi l'avrebbe mai detto che il tanto atteso Palasport di Barcellona sarebbe stato insufficiente per le imprese del basket? Con Capizzi un altro grande uomo, il condottiero della squadra, che di nome fa Gianni e di cognome Perditizzi. Lui ha vinto 2 volte, la prima superando la diffidenza dei suoi stessi concittadini, l'altra portando la squadra all'attenzione del basket nazionale. Ma ancora non è finita. Senza che nessuno si crei facili illusioni, nella stagione in corso c'è da compiere l'ultima impresa. Forse non servirà a nulla, ma le vecchie compagne hanno l'obbligo di vincere la sfida tra le seconde sabato prossimo a Viterbo contro la formazione di Biella. Se ciò accadrà, andrà anche loro la lode. Intanto meritano un bel 10 Rombaldone, Melone, Casamento, Soragna, Livecchi, Tasso, Ioccolo, Bianchi, Giordano e Susini.